Un nuovo decesso Covid in provincia di Ragusa e 53 nuovi positivi. Questi dati del bollettino nel territorio ibleo indicati nel consueto report su base provinciale dell'ASP di Ragusa. Il decesso si è registrato nel reparto di medicina dell'ospedale Guzzardi di Vittoria e i decessi causa Covid dall'inizio della pandemia sono così saliti a quota 705. Il periodo di riferimento, precisa l'ASP, è relativo all'intervallo compreso tra il 14 e il 22 agosto, quasi 14.000 i guariti in provincia dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda i nuovi positivi, come detto 53, sono 8 quelli ricoverati nelle strutture ospedaliere Iblee, mentre 45 sono registrati al momento a domicilio. I numeri più rilevanti tra i comuni Iblei indicano il capoluogo, il dato più importante, con 14 positivi, seguito da Vittoria con 9, poi Modica e Scicli con 7 positivi ciascuno, Comiso con 4, poi Ispiche e Acate con 3, Chiaramonte Gulfi e Pozzallo con 2 e infine Gerratana e Santa Croce Camerina con un positivo ciascuno. Unico comune free Covid, secondo i dati ASP, al momento è Monterosso Almo. Per quanto riguarda i positivi ricoverati, 8 in totale, 5 si trovano al Guzzardi di Vittoria, 1 al Regina Margherita di Comiso e 2 al Giovanni Paolo II di Ragusa.